Dazu bist du. Sehr geehrte Damen und Herren! Señoras y señores! Signore e signori, buonasera! Buonasera a tutti, carissimi amici web radio ascoltatori e web TV spettatori di Radio Science. Siete pronti? Bene! E allora, mettetevi lì, pur comodi, perché sta per iniziare una nuova puntata de I Due Compari più Uno, la storica trasmissione in diretta web dei lunedì sera di RadioScience.it, giunta alla sua settima edizione! Come sempre, dalle ore 22 circa, dalle 10 di sera dunque, orario italiano naturalmente, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz in persona ed il nostro testa di caso, Ugo, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia per una buona oretta all'incirca, quindi fino alle ore 23, anche con i loro ospiti, che magari di volta in volta saranno presenti qui in diretta in trasmissione con noi. Vi ricordiamo inoltre che tutti i nostri programmi di Radio Science sono sempre a vostra disposizione e li potrete come al solito riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Science, delle nostre varie pagine qui nel web, in particolare nel sito di Radio Science e sulla pagina Facebook e quant'altro. E nella fattispecie poi I Due Compari più Uno vanno anche in replica qui su Radio Science tutti i giovedì pomeriggio. Ah, e per quanto riguarda i nostri contatti invece, con la possibilità magari di scriverci nonché di intervenire pure qui in diretta con i nostri ospiti presenti insieme a noi, o addirittura, perché no, per venire pure voi stessi come ospiti in una nostra puntata, li trovate, indovinate un po' dove? Ma sì, su www.radioscience.it. E allora, carissimi amici web, finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di radioscience.it ora abbia inizio con I Due Compari più Uno. Via! E buonasera! Buonasera a tutti, carissimi amici web radio, ascoltatori e web TV spettatori, o come dice la nostra Priscilla, cari amici radio teleascoltatori, ben ritrovati anche questo lunedì 23, naturalmente gennaio 2017, con la terza puntata di I Due Compari più Uno. Questa sera puntata davvero particolare, desueta, inconsueta, come direbbe un po' Saius in queste circostanze. Allora, sarò breve, non mi crederete mai, e passerei subito la parola a Priscilla. Intanto un saluto da tutti coloro che ci ascoltano. Ciao Prisci, buonasera a te. Ciao, buonasera anche a te. Finalmente è lunedì, oggi mi sono ricordata che era lunedì e quindi sono in trasmissione qui con voi. Grazie per essere venuta, sai Priscilla, la volta scorsa mancavo io che avevo il febbrone a casa da cavallo, mi sono alzato con 38 e mezzo domenica, questa volta ci siamo tutti al gran completo, anzi preannunciamo la prossima puntata che è l'anniversario dei 7 anni di questa trasmissione, quindi che va in onda e ci sarà il gran festone con tutti i grandi ritorni, da Luca a tutti gli altri che hanno collaborato in radio in questi anni, giusto Prisci? Evviva, esatto. Come è andata la settimana di neve e di cose varie, Priscilla? Bene, sono sempre stata a casa, non sono uscita, guarda. Perché c'è chi fa la bella vita e chi... esatto, proprio quello. Invece deve uscire, nonostante tutto. Salutiamo allora i nostri amici web radio ascoltatori. Come dicevo, Priscilla, è una puntata un po' particolare, diciamo desueta, un po' inconsueta per Saius, perché di solito, come dicevamo, trattiamo argomenti inerenti appunto all'arte, intesa strettamente musicale, soprattutto con le band, i gruppi che ci vengono a trovare, qualche volta magari anche
qualche artista, tra pittori, scrittori e quant'altro, anche fotografia, negli anni scorsi. E questa sera invece abbiamo un ospite davvero molto molto particolare, fuori dagli schemi, diciamo, non tanto di Radio Science, giusto Priscilla, quanto diciamo dei due compari come tipologia. E questo per far vedere anche che spessore abbiamo, voglio dire, a parte io e Saiuz di quant'altro, ma anche perché vorremmo dare spazio davvero a tutti. E vedremo l'argomento della puntata. Io l'ospite ce l'ho di là, lo saluto dalle quinte, che è dall'altra parte, tra lo studio 2 e lo studio 3. Abbiamo la nostra Judy, che poi vedremo tra qualche minuto, e quindi passo la parola a te, Prisci, e io chiamerei a gran voce anche il grande capo, grazie a Rosario, basta, non dico altro. E allora, il grande capo, dov'è in tutto questo? È il grande capo che si nasconde stasera, non l'abbiamo ancora sentito effettivamente. No, perché di solito lui entra, si interrompe gli altri, ma è dietro la coltrina di fumo, la coltrina di fumo del esatto. Vetro della regia, e naturalmente insieme a Testa di Caso, che salutiamo e ringraziamo sempre. Chissà cosa combineranno i due là dietro, non lo sapremo mai. Dovremmo fare una puntata solo per loro. Facciamo un toc toc, perché buonasera, signor Gianluca. Ma come affascinante, è così bella con quella barba. Oh mamma mia, cosa odono le mie orecchie. Buonasera, buonasera. Ma sa, signor Gianluca, che Saiuz non c'è. Ma dove? Dov'è Adalgisa? Io la cerco, sono andato di là ma non la trovo. Ma dov'è, guardi Adalgisa? Lei mi sembra un uovo sodo, proprio. Mi dà quell'impressione dell'uovo di Pasqua. Così, quella forma. Se la dirà che ride, Adalgisa, non la faccia ridere troppo, perché stasera sarà una serata seria, dobbiamo essere seri anche con l'ilarità di Saius. Ma Adalgisa, c'è mancata in queste puntate? Che sta combinando lei al di là della coltre di fumo? Non mi dica che Saius la tratta male come al solito. Ma no, guardi, e perdete molto freddo, quindi devo stirare molto i mutandoni di lana, signor Saiuz, perché ha freddo, sempre freddo. Ma io non oso immaginare, signor Saiuz, che mutandone di lana usa, quelli dell'epoca. Oh, guardi, non glielo dico. No, non possiamo fare pubblicità. Cari amici, se vi state annoiando, non vi piacciamo, ci sono tante altre belle trasmissioni in altri canali, non so cosa fanno. Lo puoi dire forte, Gianluca. Buonasera, buonasera a tutti quanti. L'inimitabile, l'inesorabile, l'incommensurabile. Ciao Gianluca, ciao Priscilla, buonasera al tuo ospite, a Judy Pasin, che questa sera ci presenterà, insomma, parlerete anche di un argomento molto serio, insomma, che non dico, mi sta anche a cuore certe volte, sono quegli certo. Argomenti che mi fanno star male, però bisogna che se ne parli. Non volevo fare entrare la mia Adalgisa, ma insomma mi ha strappato il microfono di mano, sai come fa lei, insomma, quelle unghie malefiche, so. Mi graffia, e allora non so come fare. Tra l'altro Saiuz, anche a grande richiesta, perché Judy stessa cominciamo. È una grande fan di Adalgisa e richiede spesso Adalgisa, è qui che mi facendo, insomma, che la saluta tanto e ha compassione per Adalgisa e per come viene trattata da te, insomma. Saiuz, tu sei un padre. Ma adesso che non c'è più Natolia che gli mozzicava l'alluce del piede destro, insomma. Esattamente. Gli succhiava il mignolo e gli musicava. Allora, caro Saiuz, le 22:10, questa puntata appunto è un po' particolare, andiamo ad iniziarla subito dopo aver fatto la solita lista della spesa, come direbbe Luca. Ma cioè, certamente, ringraziando tutti quanti. Bene, allora comincerei subito con le web radio del network, come Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio sempre da Modena, ovviamente sempre le nostre web radio, Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Andiamo con la web TV sia sulla nostra pagina Facebook che su YouTube, basta cercarci come Radio Saiuz, e sul nostro sito
nostro sito, che è radioscience.it. Mi raccomando, non, se doveste ascoltarci da qualche sito del network, non vi preoccupate, perché la chat è comune a tutti quanti, quindi ci potete scrivere. Poi, se volete, potete farci delle domande attraverso la nostra chat, attraverso Facebook, attraverso gli SMS o un WhatsApp. No, uno, anche più di uno di WhatsApp, al 393 78 80 195. E non c'è il numero di telefono questa sera, però un se mamma sapesse un WhatsApp vanno bene lo stesso. Bravissimo Saius, grazie allora a tutti coloro che ci seguono, un saluto ai nostri connazionali dall'estero, perché sappiamo che ci seguite in tanti, e adesso andiamo, caro Saius, ad iniziare questa puntata facendo entrare, grande richiesta, è un po' sudata perché è anche emozionata, anche se si dovrà abituare ai riflettori della ribalta, caro Saius, vi presento la nostra Judy Pasin. Ciao Judy. Ciao. Ciao. Scusate, addirittura, cioè, caro Saius, questa sera mi sono allargato di più del solito, ho avuto, tu già sei largo di tuo. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Eccoci qua. Allora, Judy, perché l'abbiamo qui questa sera? Allora, innanzitutto perché vorremmo, come abbiamo fatto con tanti nostri ospiti, dare spazio anche a lei, perché comunque sia da una cosa artistica, parto subito da questo ovviamente, se posso, caro Saius, che la faccio vedere, ma poi tu, Saius, so che manderai in sovrimpressione i video e quant'altro. Judy ha realizzato artisticamente questo calendario, dove lei stessa posa con un modello. E posa per cosa, cara Judy? Iniziamo da qua. Allora, tutto è partito il progetto per realizzare un centro di riabilitazione e di sostegno per le famiglie con la sclerosi multipla. E da lì è partito questo desiderio di aprire un'associazione. L'associazione si chiama Abracadabra Magia di Vita, perché la sclerosi multipla è, da un lato, è anche una magia. Non ha tutti i lati negativi, c'è anche una parte positiva, e quanto conosci persone, poi si vedrà. Cioè, nei dialoghi vi racconterò come mai anche questa malattia può essere magia. Può essere positiva. Può essere. Vedi, Saius, quanto ci insegnano certe cose e quanta positività hanno determinate persone, dico sempre, con cose gravi, quando noi a volte ci lamentiamo di quisquiglie e pinzellacchere, come direbbe qualcuno. Giusto, Saius? Giusto, Priscilla? Esatto. Ecco, finalmente argomenti seri. Finalmente argomenti seri di un certo spessore e che ci fanno riflettere, naturalmente ci sensibilizzano. Allora, Judy, naturalmente questo, io mi permetto di fare un po' da portavoce, ma adesso lascio la parola anche ancora di più a Judy, che se man mano si scalderà l'ambiente. E naturalmente loro hanno fatto, almeno racconto quello che so, poi Judy ve lo dirà meglio, hanno fatto questo calendario, come diceva, per raccogliere naturalmente dei fondi per aiutare, tramite l'associazione di cui Judy è presidentessa o presidente, la Abracadabra, che tra l'altro ha un nome un po' particolare, Abracadabra Magia di vita. Di vita. Io ho un nome ebreo. Ah, e da lì Abracadabra è una parola ebraica. Ah, vedete. Che è rinascita, ricrescita, fiducia. Infatti Judy è un nome un po' strano per noi, particolare, giusto? Cosa vuol dire? Judith sarebbe parola derivata dal nome ebreo, e Judir sarebbe ebreo. Ecco. La parola ebraica. Vedi, quindi quant'altro. Sento uno strano silenzio dall'altra parte del cavo. O Priscilla e Saius sono basiti, o li abbiamo persi, diciamo, avvolti nel loro pensiero. Sto mandando il video. Stiamo ascoltando. È interessante. No, mi sono permesso. Aiuti, che la posso tangibilmente vedere, toccare, senza essere virtualmente a mia disposizione. Invece ce l'abbiamo qua in carne ed ossa dallo studio 2 di Radio Science. E quindi Judy ha fatto questo calendario insieme al modello, a Ivan Gottini, un famoso modello, famoso di Canale 5, dove lui ha smesso la cura per poter avere un figlio, una figlia che è nata, e la sua malattia sta degenerando più velocemente della mia. Questo per dire che ogni patologia, anche se sclerosi multipla la diagnosi, ha vari sviluppi. E da lì ci siamo conosciuti su Facebook, e per una chiacchiera all'altra, questo mio progetto, così per caso, gli ho telefonato dopo vari messaggi, e gli ho chiesto, appunto, ma perché non mattina non ci svegliamo e facciamo un calendario? E mi fa: ok, giovedì ti aspetto. E da lì è iniziato tutto questo
questo progetto, questo incontro, questo molto incontro particolare. Sì, perché sono anche foto molto particolari, nel senso che qua Judy si è messa veramente a nudo nel vero senso della parola. Adesso io ve le faccio vedere un po' alla meno peggio. Saius, mi raccomando, non è. E naturalmente adesso poi Saius ce le manderà meglio quel video, e anche, diciamo, Judy ci commenterà e ci dirà. Questo anche per una raccolta fondi. Adesso non vogliamo fare pubblicità o crowdfunding, come si suol dire, però ovviamente vogliamo dare spazio, come lo abbiamo scusami Gianluca, il video già lo sto mandando, appunto perché stavate parlando di questo, nella finestra affianca la vostra, quindi perfetto. Quindi questo per coloro che ci stanno ascoltando via radio, via web radio, sappiate che Saius Radio, Radio Saius, naturalmente è anche web TV, quindi potrete vederci, ammirare Judy in tutta la sua splendida bellezza e presenza bionda, naturalmente questa bella donna, e le foto che Judy con Ivan hanno realizzato, naturalmente per questa anche raccolta fondi per sensibilizzare. Quindi diamo una mano a Judy a raccogliere naturalmente questi fondi per aiutare le famiglie tramite l'associazione Abracadabra. E tu tra l'altro dicevi che aiuterai anche con magari materiale, pulmini, viene proprio realizzato, il prospetto è la realizzazione di un centro e un sostegno con i pulmini per le persone non solo affette di sclerosi multipla, tutte le malattie neurologiche e autoimmuni. Mi sembrava una parola grande, autoimmuni, ma non è così difficile da capirla una volta che si è un po' in mezzo sulla medicina. Esatto, anzi Judy adesso ci racconterà la sua esperienza, perché è anche un modo come un altro, diciamo, per capire anche, non farsi magari paranoie, però ovviamente quando Judy mi ha raccontato come e quali erano i sintomi, come al solito io me li sono sentiti tutti, però è ovvio che questo è anche per sensibilizzare e capire. Quindi Abracadabra, magia di vita, se volete fare una donazione o comprare il calendario con offerta libera di minimo 10 euro, aggiungo io, come faccio di solito, ecco, naturalmente a disposizione. Poi vi diamo tutti i dati, e poi anche Saius li manderà con l'IBAN, e anche per il 5 per 1000, oltretutto, per poter aiutare anche queste associazioni. Quindi, come vedete, Saius e i due compagni, in una veste un po' insolita, sta aiutando, comunque dà spazio, più che sta aiutando, anche a queste forme artistiche, soprattutto di spessore sociale, culturale. Anche perché, oltre al calendario, sarà iniziativa da febbraio una mostra fotografica, e poi si partirà, grazie alla collaborazione di qualcuno che non sappiamo, qua c'è il conflitto di interessi, direbbe Luca, no, vabbè, Spazio Marchette, però, sì, diciamo, Judy mi ha voluto, insomma, mi ha conosciuto e mi ha voluto, insomma, in questo come progetto come grande narratore, esatto, come regista quello, scrittore, tutto quanto stiamo scrivendo questo spettacolo, insomma, che diventerà teatro, e ce lo auguriamo, e cinema anche oltre. Sì, perché Judy ha dei grossi progetti. Allora, caro Saius, cara Priscilla, non vorrei monopolizzare alle 22:19, dopo questi primi neanche 10 minuti scarsi di conversazione. Non so se dalla chat qualcuno vuole intervenire, naturalmente, per fare delle domande. Anzi, io sollecito gli amici, soprattutto su Facebook, che si stanno guardando sulla web TV, su Facebook, volendo, insomma, di porre delle domande, insomma, oppure dire la loro. Esatto. Così noi passeremo tutto a voi. Ricordo di nuovo il numero, che è il 393 78 80 195, per mandare un SMS oppure un messaggio con WhatsApp. Siamo qui, ragazzi. Esatto, e quindi questa sera vi aspettiamo numerosi, appunto, per intervenire. E allora, e questo è il progetto, diciamo, che Judy sta portando in giro, presentando da una forma artistica. Si sono messi veramente a nudo, sono molto forti alcune foto che sicuramente starete vedendo in sovraimpressione, specie anche quella dove Judy è con le catene alla carrozzina e con le stampelle, e dove naturalmente vanno, eccola qui, naturalmente tu sai, se le stai mandando, io le faccio pure vedere anche qua con noi. Esatto, e comunque le commentiamo subito. Judy, da dove vogliamo partire, anche un po' per raccontare la tua esperienza? Intanto lei, come vedete, è una persona positiva, come sempre ci stupisce a noi, come diciamo, normali, no? Vedere che noi che siamo lì a volte abbiamo più forza da parte di chi invece ha delle malattie serie. Io infatti ti ammiro perché hai molta positività. Grazie. Sei una grande, perché nonostante tutti i malanni che ti capitano, sei come se non avessi nulla, anzi è lei che si preoccupa di noi a volte, per chiederci come stiamo,
per assurdo, paradossalmente, no, come spesso accade. E come è iniziato il tutto? Anche se poi magari potremmo andare a leggere un passaggio, ma è più, più bello se lo racconti. Beh, una parte, magari poi non facciamo niente. No, una racconta parte pure all'inizio, poi partirà Mancuso, che è molto più bravo sulla lettura delle cose. Non è detto, perché non so stasera come sono. Okay, cioè, la presenza di Judy mi incute un po' di timore, terrore, però poi c'è Saiuzzi che c'è la tremarella. Mi rassicura. Beh, tutto è iniziato nel 2009. È stato un periodo molto difficile della mia vita, separazione, tante cose, attività. Io ho sempre avuto un bar, discoteca, un'attività abbastanza dove le notti sono abbastanza pesanti e fatte da 20 anni, cioè, le notti, quindi per una me, vita, cioè, normale, sì, come dicevamo, una vita è normale per come me tanti. Era normale, certo. Per me la mia passione era barma e quella era la mia vita. E da lì è partito con piccoli insignificanti sintomi. Specifichiamo quei sintomi che magari sono così tanto banali, che può essere un formicolio, può essere l'occhio che traballa, che è sdoppiamento dell'occhio, e mi ha portato a dire: boh, sarò stanca, sarò un po' depressa, avrò la giornata, no, e tiriamo avanti, cioè, io davo tutto per scontato, cioè, ma dai, non perdo tempo star lì, farmi una visita, mamma mia che noia. E poi non abbiamo tempo perché siamo sempre tirati di corsa. Con l'attività aperta, se lasciavo le bariste mi combinavano danni. No, ringrazio ancora le mie bariste. Infatti, che però sicuramente diciamo che forse ero troppo apprensiva, cioè le 24 ore le volevo vivere proprio nel lavoro. Okay. E quindi non c'è mai tempo di controllarsi, vedere, passerà tutto. Ma invece i sintomi non passano, no, anzi peggiorano. Gradatamente peggiorano, e da lì vedremo. Anche perché ho avuto tanta esperienza con i figli dentro all'ospedale, come ti raccontavo, cioè ne ho passato tempo tra la figlia in fibrosi cistica, il figlio in neurologia, cioè penso che la mia vita di ospedali c'è già stato. Cioè, ho guardate già dato. Che sorridente che dopo... io caro Saiz, mi suicido per molto meno, ne ho anch'io di malanni, tu lo sai, però guarda lei. La battuta che ha fatto Gianluca, grazie. Il nome. Esatto. Ma questo è normale perché la memoria ogni tanto va. Della pizza, io quelle pizze le ho mangiate tante volte nel corridoio degli ospedali con le mamme e con lenzuolo sdraiato per terra. Accudire i figli. Cioè, sì. La battuta della pizza, sì, non è, esatto, di mangiare nel cartone come nel cartone, proponevo, però, esatto. Questo è un fuori onda, no, che gli amici che non sanno, però per dire quello è. E quindi, e poi è capitato invece a te dall'altra parte. Dall'altra parte, sinceramente, non avevo proprio voglia di stare lì a visite specialistiche o quant'altro. Poi è arrivato un momento che purtroppo la malattia ha peggiorato, ha dato i suoi sintomi. Da un lato le malattie, se ti danno i sintomi così forti, è come ti volessero dire: oh, fermati un attimo e cerca di capire. E da lì ho dovuto per forza andare dal medico, e il medico mi fa: beh, facciamo i controlli, una risonanza, tanto per essere un po' sicuri che non ci sia niente. E sembra banale, da quella stupida risonanza e sono andata con la ricetta medica basica, quella rossa dell'ospedale, che adesso non è più rossa perché... esatto. Però tempi lunghissimi, cioè l'ospedale mi dà 6 mesi perché non hai diagnosi e non hai sintomi per loro gravi da dire serve urgente. L'urgenza è devi farla proprio nella tua USS, e l'USS dove sei residente non hanno le risonanze. Allora devi farla fuori USS, tutto un casino, 6 mesi di attesa, decidi proprio di andare a pagamento. Senza nessuna polemica e critica, no, caro Saius, cara Iulia, no, cara assolutamente, però dico che... Ma è vero, sì, è vero. Purtroppo sì. E da lì il giorno stesso la risonanza e l'esito, delle piccole macchine insignificanti di malattia, le placche, dove c'è una malattia, ma chissà quale malattia. Che poi placche, cosa vuol dire, Judy? Perché per noi comuni mortali... Le placche sono delle micro lesioni cerebrali. Se tu vedi la classica risonanza, ti vedi con dei puntini, come avere un morbillo, ma bianco. Ma bianco, ovviamente, okay. Perché la risonanza, esatto, sì. E malattia autoimmune, che ti chiedi cos'è questa malattia autoimmune. Sì, appunto, dopo il dottore mi dice: guarda, io non ci capisco niente, ma giustamente non è che non ci capisce. Mi manda ad uno specialista, anche lì tempi lunghi, via la visita in privato,
malattia autoimmune. Cos'è? All'inizio subito ho detto ho dovuto studiarmela un po', ho dovuto un po' leggerla. Certo. Però poi capisci che l'autoimmune è derivato dagli anticorpi, è derivato da tutto il settore di sbalzi di anticorpi, e da lì arriva Ritter all'ospedale di Milano, al BEST di Milano, con ricovero. E là ti fanno di tutto e di più, perché un giorno sembra lupus, un giorno sembra la malattia che non so, herpes. Ci sono tantissime malattie autoimmuni. E la sclerosi multifida è difficile diagnosticarla se come paziente non hai liquor positivo. Cioè, ecco, spieghiamo tutti, perché ovviamente non tutti sanno, manco io veramente, per cui... Il liquido è bellissimo, proprio esame da fare proprio quotidianamente. L'aiuti con che facilità e con che allegria, proprio tratto un argomento di pesantezza, anche perché immagino le notti di dolore, di pianto, di sofferenza e solitudine, ce le racconta come se fosse una passeggiata nel parco con questa solarità. Quindi è un prelievo cerebrale, del liquor cerebrale. Sì, che è anche doloroso, mi dicevi. Sì, se non soprattutto ricordo, i giorni dopo, perché se non stai immobile per 24 ore con la testa, ti provocano dei dolori allucinanti. Da lì il mio ci ha messo del tempo per risultare positivo. Purtroppo non è stato subito la diagnosi e viene fuori dall'ospedale senza diagnosi, malattia autoimmune, punto e stop. E lì ovviamente l'attesa fomenta. Quella è stata logorante, cioè non è quanto avere una malattia, ma non darle il nome. Cioè è stata, sì, è vero. Fino al 2013 per me è stata l'angoscia più grande, sono stati gli anni più difficili, ma non quanto ho male, proprio non sapere con cosa combatto, con cosa ci vado incontro. Sì, perché Rosario e Priscilla e cari amici, è vero, cioè, lo dico anche per purtroppo una mia esperienza personale con i miei, che non ho più, anche perché ho avuto queste pessime disavventure pure io, ed è vero che a volte si vuole dare un nome alla malattia, e quasi quasi, come Judy mi raccontava, e vedo che si accumulano un po' tutti questi casi, nel momento in cui tu dai un nome a questa malattia, quasi quasi ti senti contento, sollevato e risollevato di dire finalmente so che cos'è. Ma vedi, mio papà cirrosi epatica, tu sclerosi multipla, mia mamma tumore, per cui una cosa molto allegra, devo dire, però è vero. Ma almeno hai una diagnosi, sai cos'è, perché sennò proprio bravi. Per assurdo, paradossalmente è così. Gianluca, è proprio questo. Questo perché sai che cos'è? Quando non sanno diagnosticarti qualche cosa e tu non sai che cos'hai, è come rimanere in un limbo. È fantastico, tutte le cose ti vengono in mente, tutte le cose del mondo, no, che ti possono capitare. Poi quando ti viene diagnosticato un male, non è che sei soddisfatto, ti senti rilassato, però dici, adesso so che cos'ho. Vediamo, incominciamo a vedere, affrontarli. Ma io volevo porre una domanda, Judy. Volentieri. Io, scusami, ma io non sono molto dentro alla cosa, però mi sono andato un po' a informare, eccetera, no? Tipo che ha studiato, Rosario ha studiato. No, ho fatto i compiti a casa. No, dicono, non so se è vero, ma dicono, per esempio, che può essere diagnosticata in ogni età della vita di un essere umano, no? Questo tipo di malattia, però dalle statistiche dicono che per lo più sono viene presa dai 20 ai 40 anni, e soprattutto nelle donne, che risultano addirittura parlava su un sito che risultavano, mi sono segnato questo, che risultavano colpite un numero doppio rispetto agli uomini, le donne. Verissimo. E questo mi ha lasciato un po', mi ha lasciato un poco, sai quando ti dici, ma come mi vai a castigare una parte e non l'altra, di più, insomma, perché è come se uno fosse stato messo in castigo, no? O no? Una cosa del genere, insomma. Le donne sono più colpite, verso dai 35 ai 40 anni sono molto colpite e sono abbastanza aggressive come sclerosi, perché la sclerosi multipla si conosce come sclerosi multipla, ma ci sono varie forme. È vero, cioè, leggevo anche questo, perché ho preso un po' di appunti, chiedo scusa perché non riesco a... Grande Rosario, bravo! Se non è una forma...
però i pazienti hanno sintomi diversi. Sai che la cosa che più mi ha lasciato, mi ha lasciato essere fatta, cioè mi ha lasciato un po', come dire, con la bocca aperta, basito, dillo come vuoi, che dicono che le cause, o la causa o le cause principali, no, addirittura sono in parte ancora sconosciute oggi. Verissimo. Che è questo che mi spaventa, perché se tu non conosci tutte le cause, non riesci poi a, semmai, a trovare qualche cosa per la cura. Non so, io parlo da profano. Infatti le cure sono molto ancora... sono cure, per carità, ce ne sono, ci sono farmaci, ma non è una vera e propria cura, è un rallentare le ricadute, sono due cose diverse che una cura, sono rallentamenti di ricadute. Viene utilizzato il copaxone, l'interferone, adesso c'è proprio il boom della cannabis terapia, che è una nuova cura, che non è, chiamano cura, ma in realtà non è una cura, rallenta le ricadute. Io prendo il farmaco perché ho provato tutti quanti, dall'interferone, il copaxone, i disabili, e sono arrivata al farmaco, e con quello abbastanza, però appunto su 10 casi 10 sono diversi i sintomi, non è che tutti hanno lo stesso sintomo, ecco, perché non si conoscono. Il brutto della malattia è invisibile agli altri. Questa è la cosa più dolorosa, perché le persone non accettano, perché ti dico, ma come, ieri camminava felice, contenta, e stamattina mi va in giro con la stampella, oppure ieri parlava bene e oggi mi parla con quello che sembra che avesse, se fosse ubriacata, cioè proprio quelle balle atomiche. La mia lesione più grave è sulla sensibilità nel corpo, soprattutto nella parte sinistra, non ho la sensibilità, caldo, freddo, tutto quello che riguarda sulla sensibilità, quella è la lesione più grave. Poi ho periodi che non cammino, periodi che ho problematiche sulle gambe o sulla memoria, sulla stanchezza. Non mi dimentico di Mancuso. No, sono. E no, come si fa? Un omone del genere? Gianluca, insomma, è così. Però volevo continuare anche perché mi interessava dare anche un certo numero di informazioni, sì, un certo numero di informazioni a chi ci ascolta, no? Certo. Perché io non credo che sia molto, perché se ne non, se tu guardi, no, se ne parla ogni tanto, no? Quando viene qualche associazione, si richiede qualche soldo, qualche cosa in qualche trasmissione, e poi muore lì, non si parla è più. Vero. Di molto. Io, sì, per esempio, ho trovato un altro sito, sì, che mi parlava addirittura, e questa è la cosa che mi ha colpito, anche questa cosa qui mi colpisce, che si parla addirittura da 2 milioni e mezzo a 3 milioni di persone colpite dalla sclerosi multipla nel mondo. E dicono, ecco qua, lo so segnato qua su questo foglio, 600.000 in Europa, di cui 110.000 in Italia. Vero, e la Sardegna è la parte più colpita, non si sa ancora perché, però la Sardegna è la parte più colpita. Ecco, ma dicono che comunque è più diffusa, perché la distribuzione della malattia, insomma, che è uniforme, è più diffusa nelle zone lontane dall'equatore, a clima temperato. Proprio me lo sono segnato questo, cioè addirittura in particolare si parla del Nord Europa, Stati Uniti, Nuova Zelanda, l'Australia del Sud, insomma dice che la prevalenza della malattia al contrario sembra avere una progressione, una progressiva riduzione appunto quando ci si avvicina all'equatore, cioè mi dà, cioè non so se è vero questo, io l'ho letto, cioè cercando, sì, no, è vero quello che stai leggendo. Purtroppo la causa e i luoghi dove è più colpita non hanno ancora capito come mai in quel posto ce ne sono di più. Parlano di vaccini sbagliati, c'è un ricercatore che parla del vaccino. Io conosco che ragazze, anche uomini comunque, perché a Vicenza ci sono tantissimi ragazzi della mia età, 44 anni specifico, che così lo ricordo. No, abbiamo saputo l'età della Yuli. Okay. Che sono affetti e siamo tutti, e tutti nel 2009. Tutti, c'è stata una maggiore proprio influenza nel 2009. Allora lì c'è un famoso studio che sta ricercando se quelli del 72 hanno fatto i vaccini uguali, che una causa possa essere dal vaccino, ma anche lì sono punti di domande, perché non possiamo andare ancora né colpevolizzare né dire niente verso i vaccini, perché sono solo
Vabbè, ma l'importante è capire, è riuscire a capire tutte le cause che procurano questa malattia, perché solo così riusciamo, io non so, a sconfiggerla oppure a curare o insomma a migliorare le condizioni di vita, insomma, delle persone. È questo che la cosa mi spaventa, onestamente, devo essere sincero, mi spaventa non poco, perché capita così all'improvviso, da quello che ho sentito, insomma, raccontando quello che hai raccontato tu, cioè, uno non se l'aspetta neanche, no, una cosa del genere. No, no, ecco. Assolutamente, anche perché sai che è una malattia invalidante, ma non sai come ci arrivi e in quanto tempo ci arrivi, perché ognuno, io sono seguita all'ospedale di Vicenza, al centro sclerosi di Vicenza, e lì ogni settimana ci sono 8 casi in più, dai 7 ai 8 casi in più a settimana, cioè vuol dire un'influenza tantissima. E ringrazio la dottoressa Bortolon che poverina è da sola e purtroppo a seguire tutti questi pazienti. Il discorso è anche che non trovano una cura o un qualcosa, perché tutti proprio abbiamo patologie diverse, non è stabile. Ok, prende un arto o prende qualcosa, come può essere un tumore, come possono essere altre malattie neurologiche, però la sclerosi è una malattia un po' anche che ti mette a disagio con gli altri, perché sembra che te le inventassi, è brutto da dire, però sembra, mamma mia che lamentona questa qua, domani mattina ipocondriaca quasi, no? Invece all'inizio tutti dicono è una forte depressione, è di stress, tutti la identificano come depressione, come sintomi all'inizio, come una forte depressione. E invece purtroppo a volte sono cose serie. Appunto, Judy diceva prima il fatto che siamo sempre di corsa, sempre che non abbiamo tempo per noi, che è normale perché purtroppo è il tipo di vita che viviamo, e ti porta a volte a trascurarti o a sperare anche in buona fede che non sia nulla, perché ovviamente i segnali sono tanti e confondibili, tra l'altro, e quindi questo è anche non facile da identificare. Dicevo che Judy appunto sta facendo questi progetti, il calendario. Ricordiamo, per poter appunto ordinare, se qualcuno dei nostri web radio ascoltatori, come dice Priscilla, ha il piacere di appunto avere questo calendario con un'offerta libera appunto con l'associazione Abracadabra Magie di Vita, cosa può fare per averlo? E magari tu lo spedisci o comunque può andare c'è sulla pagina diamo i tuoi contatti, Yuri, anche della, naturalmente, dell'associazione, di tutto. Sì, la mia associazione Abracadabra Magia di Vita è un'associazione appunto per questa raccolta fondi, un'associazione con partita IVA, che è importante. La partita IVA sembra un po' assurda, ma perché dà la possibilità a chi fa donazione avere la fattura. Giusto. E avere uno scarico fiscale, perché anche questo diventa importante per le persone. È brutto da dire, però è diventa vero importante, che è importante per la persona che fa le donazioni. Certo. E cioè, manderà in onda la Cassa di Risparmio del Veneto, l'IBA, per fare una donazione. Per contatti scusa, perché sono distratto anch'io, come al solito. Volevo dire che potete chiamare il numero, mandare un messaggio o su WhatsApp al 347 149 8933, sì, e col vostro indirizzo vi sarà spedito a casa il calendario, sì, con un'offerta libera. Io consiglio minimo di 10 euro, dai. Giusto per non per avere, caro Saius, le foto di Judy nuda, subito a pensare male, le male lingue e coloro che vogliono sempre. Però devo dire, cara Judy, che vedendoti da qui di persona e avendoti qua dei passi, devo dire, ma sei tu, complimenti. No, dai, ci sta coperta di tatuaggi, si vede coperta, ci sta coperta. Beh, bello anche lui, un bel figo. A me piacciono più le donne, ovviamente, però voglio dire, è un bel vedere. Cara Priscilla, grazie, Priscilla, che l'hai capito. E naturalmente, no, facciamo qualcosa di benefico, insomma, per aiutare un'associazione che ne ha davvero bisogno. E anche questi progetti, dove Judy appunto farà questa mostra fotografica, il libro, il teatro, e sicuramente questo spettacolo, questo reading, questa esibizione, e anche a vari progetti che speriamo possano andare avanti. Caro Saius, che dire a questo punto, perché sono le 22:40, il tempo è volato, mezz'ora è proprio andata via.
Sì, non ce ne siamo neanche accorti, ascoltando poi la Judy che ti racconta queste cose come se fossero all'acqua di rosa, no? Sì, tutto come se quando uno va a lavorare, si alza la mattina, va normale, però la sofferenza, il dolore, la rabbia anche, soprattutto come mi raccontava, e la tristezza, quella solitudine sono sempre forti, come in ognuno di noi ovviamente, sì. Però con quello che si passa anche per gli esami e tutta la trafila e l'iter. Quindi la sensibilizzazione della Judy è anche a dire, ragazzi, insomma, un po' di prevenzione, di cura. Soprattutto prevenzione. Sì, di starsi dietro, nel senso di seguire un attimo, di curarsi, ecco, in senso buono, volersi un po' bene, ma questo a prescindere da tutto è ovvio che fa parte anche del buon senso, no? Perché comunque mi dice anche delle cose molto carine e interessanti, io, di tipo che costo siamo noi per il servizio sanitario alla fin fine, quanto costo io al giorno, tantissimo. Dice. Esatto, sì, lo dice con sorriso, come per dire, ah, voi pagate contribuenti italiani. No, per dire ovviamente poi cosa diventa, diventa un costo. Esatto, un onere non da poco. E poi anche le sperimentazioni che fanno su di loro, senza voler fare o entrare in polemica, in critica gratuita, dove Sirius 4 verrebbe terreno fertile, conoscendo l'uomo. Ma sai benissimo, Gianluca, sai benissimo, insomma. Vedi, io parto da un principio che è fondamentale. Ci sono delle cose che non possono seguire obbligatoriamente il marketing, insomma, il business, come si vuole guardare, no? La scuola, la sanità, i trasporti, sono cose che non possono guardare soltanto l'introito, ma devono guardare il cittadino, perché quei sistemi vengono pagati dalle tasse di tutti quanti, oltre che poi li paghi dopo con i ticket, li paghi dopo con i biglietti, li paghi dopo, anzi stiamo pagando anche le banche adesso, vabbè, comunque stiamo rimettendo in lasciamo a parte questo, non voglio entrare, non voglio entrare. Quindi siete sulla stessa lunghezza d'onda, Rosa. Quindi io non voglio guardare, dico, quanto costo alla, al servizio sanitario, ma a me interessa che venga dato un buon servizio al cittadino, che non si senta solo, perché molte volte perché i familiari chiunque, no? Possono fare ben poco, infatti. I familiari gli possono stare vicini, però che la cosa importante è che chi soffre di qualsiasi malattia debba trovare un medico, un infermiere, uno specialista che gli sia anche vicino, non sia soltanto lì e ti guardi come un numero. Oggi è così, ti guardano come un numero. Vabbè, ah, sì, purtroppo sì, sappiamo, per i tagli e soprattutto perché è diventato ormai una cosa più... quindi diciamo, per questo dico, bisognerebbe guardare più alla gente, più alle persone. Non è facile. Sì, non è facile, no. Anche non voglio continuare perché sennò per me diventa una polemica, è inutile, sterile in questo momento, che la cosa mi interessa, sì, no, che raggiungiamo più persone possibile, che insomma che possano scrivere e interessarsi e capire, diciamo, di questo problema, della sclerosi multipla. Che cos'è realmente, e non così l'ho sentito una volta perché hanno fatto quella trasmissione sporadica, certo. Che ti fanno una volta l'anno, sì. No? In TV, sì. E tra l'altro da non confondere, che diciamo che con Judy, con la SLA, che è un'altra cosa, sì. Di cui se ne è tanto parlato, se ti ricordi, Rosario, visto che la stai illuminando, la TV, quando ogni tanto sporadicamente fanno qualcosa, e poi vabbè, ci sono la Lega Tumori che fanno le raccolte fondi con Teleton e quant'altro, per carità, però la SLA, che è un'altra cosa, sì, rispetto molto, alla sì, è totalmente diversa, che la sua Judy ce la spiega. È sempre una cosa della sclerosi multipla, esatto, sì. Però è la forma più aggressiva, lì non c'è via di scampo, purtroppo non c'è via proprio di scampo. Ci sono persone che si riducono veramente a dei vegetali. Lì ci vorrebbero tanto sostegno alle famiglie, quello che manca totalmente, perché veramente io ho visto situazioni che da lavare, cambiare, anche dare il cibo alle persone, perché sono intubate, la maggior parte sono da soli, si trovano da soli, magari con familiari di una certa età, non il familiare di 20 anni che può essere anche in grado di gestire, che non è in grado nessuno, perché purtroppo nella società devi lavorare, devi avere i tuoi spazi di vita, non è che una mamma ti può impedire di vivere perché è allettata, o un papà, se non puoi vivere per i genitori, per carità, quanto puoi amare i genitori, non è che puoi rimanere dentro casa 24 ore per accudirli. Esatto. Perché la vita va avanti anche per i figli o per tutte le persone, i familiari, e non c'è sostegno, non c'è veramente sostegno, soprattutto per quelli ammalati. Esattamente, per cui sì. ci si
augura sempre che non ci capiti mai in questo vortice che ti assorbe e poi ti tira giù. E quindi questo quanto. Io volevo salutare coloro che ci stanno scrivendo anche dalla chat e da Facebook. Passo un po' allento, un po' smorso i toni, come sempre io sono il pagliaccio di corte, vero Siles? E naturalmente saluto Antonino, che l'avevo promesso, anzi scusami, se alle 22.45 dopo tre quarti d'ora, che è stato carino perché mi ha scritto, e lo ringrazio ancora di tutto per oggi, e naturalmente lui lo sa e domani me lo dirà. Allora un saluto ad Antonino, come lo chiamo io, appunto, dalla Sicilia al Veneto, all'Italia, al Nord Europa e poi attraverso l'Oceano Pacifico, perché qua ci vuole la pace, e quant'altri, a Federico che ci ha scritto, vedo, sulla chat di www.radioscience.it, lo salutiamo e lo ringraziamo perché anche questa sera ci segue e ci ha dato un saluto ad inizio puntata, mi pare di vedere. Cara Priscilla, questa sera sapevo che Science interveniva un po' di più, l'abbiamo anche un po' pungolato nel cuore, perché so che lui di queste cose se ne intende. Poi bravo Saius, ti ringrazio per la bella figura che hai fatto fare a tutti noi, avendo studiato, avendo fatto ricerche sul sito. E Judy poi mi raccontava appunto questo fatto che hai un po' accennato, poi non vogliamo entrare in polemica o fare danni adesso di pigliarci querele e denunce, del fatto delle anche case farmaceutiche, quindi siete sulla stessa lunghezza d'onda con te, Rosato, della sperimentazione, di quant'altro, adesso non vogliamo, ricerca. Della ricerca, esatto, non vogliamo entrare in un argomento un po' minato, però c'è. Sì. Diciamo che continuano a parlare 40 anni, 45 sì. anni di ricerca, ma su cosa? Soprattutto i tempi, e non abbiamo 45 anni, 50 anni tra di tempo per trovare. Esattamente, per, e quindi ci marciano sopra anche le case farmaceutiche. Gianluca, ma sai benissimo che quando servono soldi abbassano le soglie, no? Cioè, certo, chiaro. Adesso stanno cercando di farci vaccinare quante più persone possibile, non si sa che cosa. Ah, sì. Esatto. Poi io dopo fatto, il colesterolo una volta era 300, ma hanno abbassato la soglia perché così ti devi curare, no? Cioè, chiaro, sì. Perché ad esempio, faceva l'esempio dei ragazzi del 72, vaccinati con questo vaccino dall'America che a quanto pare del vaiolo, no, cos'era? Il trivalente. Sì, esatto. Sembra, perché a quanto pare c'è nel questa Veneto, percentuale nel 2009 tutti sono ammalati, del 72 così. C'è stata una percentuale, esatto, quindi poi che sia lo stress, lo smog, il mangiare, lo stile di vita che abbiamo qua, che è non sì, naturalmente magari le notti in bianco, le notti in bianco di Judy, che faceva ovviamente una vita normale, una vita normale, un esatto, mondo normale, mondo normale, nel suo mondo normale, nel suo mondo, nel suo mondo era normale, no? Il suo mondo è normale, come tanti ragazzi anche della sua età, e anche più giovani o anche più vecchi. Io e te, caro Saius, invece il nostro mondo normale è divano, TV, copertina, a stare tranquilli, una mangiata. Ma sai che il mio sport preferito qual è? Letto, poltrona, sì. Divano, divano, poltrona, letto, insomma. La mia ginnastica è buttare il braccio a terra dal letto, però. E tra i due, caro Saius, è uno scontro da titani tra noi due, perché sì, è una guerra in arriviamo ai 2 tonnellate. Esatto. Io poi vedi come lievito di giorno in giorno. E quindi così, io avevo piacere appunto di avervi fatto conoscere Judy. Grazie. E averla portata qua in trasmissione con noi, perché è una puntata davvero molto particolare e strana. Mi spiace che non abbiamo li piglierò legnate, come ho promesso, certuni che dovevano anche intervenire in diretta, ma non per fare domande, ma stanno mangiando la pizza questi qua, e allora giustamente, che sono anche i figli della Judy, che tra l'altro sono anche protagonisti, co-protagonisti, perché in questo spettacolo, in questa sorta di PS, reading, lettura e quant'altro che stiamo improntando, sarà una lettura del sì, no, del... ma non vediamo, non è detto una lettura che Mancuso tra virgolette specifico mi farà da maestro, perché in narrazione un po' un disastro sono, del mio famoso tatuaggio che ho sul braccio, dedicato ai miei figli, e poi vediamo se lo so leggere, perché non è facile leggere tutti questi tatuaggi. E naturalmente diciamo che lo spettacolo poi vuole puntare, come ringrazio dalla regia che mi stanno aiutando dall'altra parte della mia coltre di naturalmente, perché io ho anche un aiuto regista questa sera qui con me, che saluto tanto e che ringrazio di cuore, lei sa chi è, e naturalmente lo spettacolo che saluta dal Gise, come puoi sentire, lo spettacolo punta un po' anche il dito sul fatto della, perché è la sua guerra personale, in parallelismo con questa lettera che lei scrive ai nonni,
che hanno vissuto una guerra, ovviamente intesa come tale, dei nonni che raccontavano gli anni di guerra, proprio intesi come guerra mondiale, ovviamente, nella loro intima, diciamo così, visione, che poi è una guerra che ha coinvolto l'intera umanità, con quella poi invece personale, che agli scontri, questi parallelismi che si vogliono fare. Più che altro raccontiamo una parte dei nonni della guerra, sì, dove c'è la battaglia. Le case farmaceutiche che all'epoca sono molto sulla sedia, hanno lavorato lo stesso ugualmente nei campi di concentramento, sì, lo ricordiamo, perché e sperimentazione... poi c'è questa invalidità civile, sì, che diventa un onore in guerra. Invalidità, certo, civile di guerra, e tanto di onore, tanto di medaglia, ti viene bollata invece, no, perché un'etichetta. Sinceramente la medaglia non ce l'ho ancora, esatto, magari servono i punti per averla, è una medaglia di invalida, dici, esatto, però devo ancora averla, esatto, cioè, sono diagnosticato invalido ma senza medaglia, il merito, il valore, non, aggiunto, non lo so. E quindi questo è quanto vuole emergere un po' da questo spettacolo, da questa sorta, insomma, di rappresentazione, che mi farebbe piacere che il signor Mancuso non è impegnato in questo momento. Allora il signor Gianluca mi leggesse con narrazione, non c'è tempo perché sono le 22:51, tre minuti di narrazione, che dura un quarto d'ora, no. E quindi ricordiamo appunto questo calendario che serve anche all'associazione per raccogliere fondi ed aiutare le famiglie. E poi, caro Saius, ricordiamo quanti, adesso io dico sempre, non passatemi il termine, la parolaccia, non sputiamo sempre veleno, dico veleno per dire tale, anche sul sistema sanitario e su quant'altro, perché è vero che lo stanno massacrando, però è anche vero che grazie alla buona volontà di tante persone, come in ogni settore, in ogni ambito della vita, sopperiscono alle carenze di questo sistema che va avanti lo stesso con umanità. Vedi la dottoressa di Vicenza, la dottoressa Bortolò, sì, ma quanti altri hanno quei modi dove ti coccolano, dove sono teneri e dove sopperiscono davvero a un sistema che sta collassando. Diciamo che noi con la loro invece non possiamo andare a Roma a prendercela, no, no, ce la prendiamo col farmacista o col sì, nostro medico, che è più perché, comodo, perché è più facile, esatto, è più comodo litigare con lui, esatto, che andare a Roma. E questo vale per tutte le cose, i settori di vita, come dico sempre, da quant'altro. Quindi Judy, ricordiamo un'ultima volta, per naturalmente chi volesse contribuire, ti trova in Facebook, i contatti, sì, sono sulla pagina Facebook, sì, che è la pagina Abracadabra Magia di Vita, sì, poi col telefono, sì, tramite WhatsApp 347 1498 933. Lo sa a memoria, bravo, io non lo sapevo. Grazie, ma non è che mi iscrivi tutti i giorni. No, infatti, questo calendario naturalmente ogni mese ha una foto diversa. Allora, commentiamo. Ovviamente. Eh? Ovviamente. Ovviamente, sennò che calendario era, giusto, no? Però se ci sono calendari che possono avere foto diverse per ogni giorno, ma la Judy può essere che ci faccia 107. No, questo sarà la sorpresa nella mostra fotografica. Eh sì, esatto. Parliamo di gennaio, abbiamo pochi minuti. Judy su una carrozzina, naturalmente, avvolta nel buio, esattamente. Quindi, solitudine. Esatto, forse Saius se ce le sta mandando in sovraimpressione. Sì, qua c'è una... sono molto belle. Sì, qua c'è una ricevuta di pagamento, è quello che ho comprato io. Io l'ho comprato, poi non è vero. Io l'ho comprato, quindi se l'ho comprato io, giovani, dovete comprarlo anche voi. Febbraio invece abbiamo... Febbraio è forza, determinazione. Tramite l'amore si ha la forza e la determinazione. Beh, io ce l'ho qui, la Judy, non capisco più niente, quindi scusate se non so cosa chiedere. Tu non ridere, Piscillo. A marzo siamo su una sedia con le stampelle. Con le stampelle, perché, sì, le stampelle? Perché un po' lontane? Perché a momenti ci sono, a momenti non stanno. E sempre in chiusura. In chiusura, sì, perché la sclerosi multipla è una chiusura. Sì, come tutte le malattie invalidanti, dicevamo, perché poi ti etichetta e ti allontana. È bellissima. Questa è bella, sì. È bella perché riflette nel muro due, sì, persone normali. Quando tu invece ne vedi una sulla carrozzina, che l'altra non la vedi, perché si parla di quella, sì, famosa sdoppiatura, sì, di non essere mai da sola, ma esserci sempre una parte di te e la sclerosi. Se ti guardi allo specchio non sei da sola, perché c'è la malattia dietro di te. C'è la malattia dietro di me. Questo rappresenta, che sia, sì, maschile o femminile, certo, però rappresenta questo. Ed era aprile 2017, quindi se volete avere questo calendario, maggio abbiamo sempre sulla carrozzina, Judy. Guarda quanti tatuaggi che ci sono. Questo ricorda, sì, il nonno, la mia forza. Sì. C'è il tatuaggio dell'elefante con nonno, sei la mia forza. Ah, ok. È una poesia dedicata. Bene, passiamo poi a giugno, bella anche qua questa. Qua la forza, sì, la forza di prendere una carrozzina e voler, sì, staccarsi con la forza della tua sdoppiamento, della tua personalità, e siamo sempre la malattia e
il mio essere, la catena legata alla carrozzina, le calette, perché sì, ti tiene quanto tu vuoi fuggire, sei costretta a rimanere ti lega. E cara Priscilla, qua c'è il modello che è figo, lui è, vorrei avere io il suo viso. Merita. Me ne andrei in giro nudo con scritto donne a me, uomini non credo proprio. È stato così difficile fare le foto. È stato così difficile, vedi, dice con un figo così come si potevano fare. Molto imbarazzante. Molto imbarazzante, sì, anch'io mi imbarazzerei. E poi anche questa di luglio è molto bella con i chiaroscuri, anche dove abbiamo sempre una gabbia. Esatto, sì. Dove si rannicchia. Andiamo via veloci, abbiamo agosto. Hai capito qua. Si può innamorare. Priscilla, io sono innamorata, ma si può innamorare. Si può innamorare. Dal vivo non oso immaginare, vabbè. Sai, se tu rimani lì in quel cantuccio alla regia, saltiamo testa di capo. No, io sto osservando attentamente. Questa di settembre io la salterei perché, vabbè, vediamo Judy in una posa a me che piace molto. E ottobre la pazzia. La voglia di slegarsi, la pazzia, la voglia di scappare. Ok, per cui le catene che ti legano alla carrozzina si muovono. Prendono parte. Sì, a novembre questa foto là, bella questa, sì. Sì, perché allarga sì, sempre l'ombra della malattia. Certo. Lei è più grande di me. Ah, interessante. E vedi, sai, questa è anche bella, così. Sì. E questa è la chiusura proprio di dicembre, sì, in un angolo, in un cantuccio, sì, chiusa dove con mi le piace stampelle. Stare proprio, questa è casa mia, sì, dove mi piace tantissimo. A volte però non così, mi metto su un maglioncino perché sotto è freddissimo, vi consiglio di non rimanere per tante ore sedute nelle mattonelle perché diventa un po' freddo, certo. Però è il mio angolo dove mi fa riflettere. Certo, che tra l'altro tu mi dicevi che non avendo, e pensate un po' alla cosa davvero incredibile, non avendo la sensibilità sotto i piedi, mi cammini scalza su un pavimento sempre e non senti, ovviamente, uno per l'equilibrio giusto, per l'equilibrio. E non sento proprio niente, infatti Mancuso mi sgrida ogni tanto, anche il postino di casa mi sgrida perché mi dice come fai se inverno nevica e tu mi vieni fuori scalza. È chiaro, lei ovviamente non avendo sensibilità pensate un po' anche queste cose e vedete che positività che ha, che allegria, che gioia di vita nonostante le cose gravi che le sono capitate, anche a lei come a tanti, per carità, non stiamo qui a piangerci addosso. Per cui grande Judy, veramente. Grazie e speriamo che con questa trasmissione, anche con i due compari più uno che di solito tratta di argomenti un po' più leggeri, più anche, scusa Judy, un po' più anche, non dico allegri perché non è tanto quello, ma quanto più musicali e artistici, speriamo che una puntata un po' così strana, nel senso buono, un po' andiamo vorrei essere disoccupati da domani per colpa di Judy, no, andiamo a vedere Mascia e Orso e allora ci andiamo a rallegrare, no, a parte le battute, speriamo che anche noi di Radio se possiamo dare una mano, un aiuto a Judy e all'associazione e a tutti coloro che collaborano con lei anche per quanto riguarda l'aiuto che danno alle famiglie e alle persone con questi gravi praticamente problemi. Esatto. Ovviamente, caro Saius, come già detto tra noi, potrebbe essere anche occasione di fare sicuramente una capatina, un'ospitata anche in altre trasmissioni qua con cui diciamo Radio Saius, con le, diciamo, i vari network con cui collabora, anche per sensibilizzare e magari con gli amici di Bari o di altre televisioni o di altri web radio che poi contatteremo e io lancio l'invito pubblicamente a sopportare questa bella donna che vi terrà compagnia e vi racconterà un po' di questa brutta malattia, ma che ovviamente non è che dobbiamo chiuderci gli occhi e naturalmente girare la testa dall'altra parte, perché non dico deve toccare a tutti quanti, però come spesso dico nella vita, nel lavoro come nelle relazioni, non è che devo aspettare che le cose capitano agli altri perché poi non ci sarà mai più nessuno che potrà aiutarmi. Ricordiamo che la Judy sta raccogliendo fondi per questo progetto anche, quindi anche sponsor per quanto riguarda lo spettacolo teatrale, la mostra e quant'altro, e naturalmente la realizzazione di questo spazio per... Ma Gianna, la mostra quando ci sarà, che non ho capito? Neanche noi, perché... La data ancora da definire in questa settimana, okay, inizierà da metà / fine febbraio la mostra fotografica, okay, mentre il teatro, siccome il signor Mancuso pronto, sì, i primi di aprile / fine marzo dovrebbe andare fuori la prima serata, prima di Pasqua comunque, prima che scannano l'uomo qua, okay. E quindi diciamo sì, poi vedremo, sì, però intanto metterà informati e aiuti anche perché ultimamente le porte di Saius sono sempre aperte. 23 minuti no 23 minuti 23, no
11 precise e siamo arrivati quindi alla fine di questa puntata. Avete visto come un'oretta, 50 minuti con l'aiuto e un'ora totale sia volata via, praticamente neanche il tempo di conoscerci, di scaldarci, ed è volata via ed è finita anche questa puntata, la terza di quest'anno, della settima stagione, il settimo anno. Abbiamo avuto Judy, magari puoi tornare quando vuoi. Grazie. Le porte di Sai sono sempre aperte, annoverata, come dico sempre io, tra gli amici di Radio Sai, e naturalmente potrai venire a raccontarci ancora, magari anche come sono andate queste esperienze, queste cose. Oltretutto, Gianluca, ci racconterai poi dello spettacolo, insomma, di questo spettacolo? No, insomma. Io no, anche per conflitto. Io lo voglio sentire da te. Insieme a Judy, ovviamente, però, vero Judy? Sì, vero. Però che mandiamo algo figlio d'Italia a raccontare anche tutto quanto. Posso solo ringraziare esatto Gianluca per questa realizzazione, perché veramente aspetta che dobbiamo andare in scena, ragazzi, l'abbiamo già registrato la sera e sì. Mancuso verso mezzanotte comincia a perdere colpi, però riesce bene nella lettura a dormire. Sì, esattamente. No, comunque vi ringrazio tutti e l'ultimo messaggio: non esiste oceano che non possa essere superato. Ecco. Sì, esatto. Superato. Ricordo Judy che scriveva quelle belle frasi quando ci ha seguito nella prima puntata di quest'anno, cioè due settimane fa, che ci aveva dato i sogni, esatto. I sogni. Quando avevamo quegli ospiti, quelle band di Torino che avevano fatto una canzone che avevano fatto una canzone sui sogni, esatto. Che praticamente, Priscilla, io vorrei tirarti dentro, ma ti sento un po'. Ho ascoltato volentieri. No, ho ascoltato volentieri, poi vi guardavo in diretta, quindi come riempivo bene e l'altra metà, diciamo. No, veramente, vabbè, a parte tutto è stata una bella serata interessante, soprattutto perché anche è stata affrontata, diciamo, in maniera molto solare. Penso che abbia dato molta forza soprattutto a quelli che hanno ascoltato la trasmissione, che magari sono in una situazione, ecco, di difficoltà. Sicuramente sentir parlare così, appunto, una persona ti dà un po' di coraggio, no, Gianluca? Sì, lei sì, io un po' meno. No, perché lei ti dà questa vitalità, come dicevo, come spesso accade, no? Per assurdo, paradossalmente, sono queste persone che hanno delle difficoltà serie rispetto a noi normodotati, diciamo così, che poi non siamo neanche normali, che per un mal al dito, per la febbre, che poi non è vero, abbiamo anche noi problemi seri, per carità, io poi non ci possiamo lamentare, non li elenchiamo come fa la lista della spesa Sales, però per dire, di fronte a una cosa così grave, guarda come reagisce, guarda che positività c'è, di forza, di vita, infatti, poi fa parte del carattere della persona e forse a volte anche la situazione. Beh, io posso ringraziare mio figlio. Esatto, sì. Che salutiamo con un po' di disgraziato che non c'è scritto. Beh, saluto, e tu, Tess, lo sai cosa intendo. Saluto tutti e tre i figli, Tess, Jessica e Angrete. Esatto, sì. Li salutiamo tutti, che sicuramente ci stanno seguendo. Ma i disgraziati li hanno già scritto. Poi la prossima volta, domenica, facciamo i conti. Fanno i timidini. Fanno i timidini, ragazzini, che sono svegli invece. Altro che. Sì, no, li salutiamo e salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato. Naturalmente, grazie. Questa puntata sarà a disposizione subito in podcast qui su Radio Saiuz, quindi anche Judy potrà condividerla, potrà farla vedere anche agli amici e naturalmente vi invitiamo a aiutare l'associazione di Judy, Abracadabra Magie di Vita, naturalmente con una donazione e acquistando il calendario, questa forma artistica che hanno realizzato con il modello Ivan Gottini, che salutiamo tanto. Un bacione. Caro Saiuz, cara Priscilla, io vi saluto, auguro buonanotte a tutti i nostri web radio ascoltatori, web tv spettatori, e a lunedì prossimo per festeggiare i 7 anni di questa trasmissione, i due compari più uno, con grandi ritorni, come direbbe Saiuz, ricchi premi e cotillons. Cotillonsola. Esatto. Priscilla? No, Priscilla, saluto Priscilla. Sì. Luca, no. Ma che mi scusi? Rosario, Clara è anche la Clara. La Clara c'è, ma non si vede. Ciao Clara! Ecco la Gisa che fa. Ecco, mi mancava il saluto dal Gisa. Dal Gisa, lo so che ti piace tanto dal Gisa, ma mancava. Mi mancava proprio il saluto. Perché dal Gisa viene trattato però male. Però posso chiedere una cosa dal Gisa? Sì. Se può venire in teatro,
a salutarmi di persona, avere l'onore di conoscerla personalmente. Gisele accompagnerà Saius sì, a teatro. Sì, vorrei proprio conoscerla, sì. Se eventualmente Priscilla, più che volentieri ci sarai presente. Non lo so se ce la fa Priscilla da due. Ti prenderemo un biglietto. Sì, bella. Ci proviamo. Esatto. Proviamo. E anche il presidente Luca, questa sì. È una battuta per noi. Vero? Priscilla suona, anche lei è un'artista, sì, beh, quello vero. Apprezza anche e anche dipinge, fa diverse cose. Bravissima. Quindi anche per quello apprezzava e ammirava le foto e quant'altro, insomma. Oltre, sì. Questa sera l'ho sentita un po' taciturna, Priscilla, sì. Che era lì secondo me che ci ascoltava, vero Priscilla? Ripresa. Sì, io ascoltavo, guardavo, poi col fatto che avevo anche il video di fronte, quindi vi vedevo. Lei si è persa nel corpo di Saius. La prossima volta non vengo col video, così me ne sto spaparazzando sulla poltrona. È comodo. Va bene, cari amici, grazie ancora per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, 30 gennaio 2017, con i due compari più uno, sempre su radioscience.it, dalle 22:10 sera ore italiane. Io, Gianluca, e la grande e mitica Judy Pasin, che ci ha veramente deliziato con la sua presenza e raccontato questa esperienza personale, sensibilizzando appunto su una malattia così grave quale la sclerosi multipla. Vi salutiamo, vi auguriamo una buona notte e buona vita a tutti. Buonanotte. 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 Dita la sigla. Partito. Herred, damen und herren. Señoras y señores. Signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti, carissimi amici web radio ascoltatori e web tv spettatori di Radio Science. Siete pronti? Bene. E allora mettetevi lì pur comodi, perché sta per iniziare una nuova puntata de I Due Compari più Uno, la storica trasmissione in diretta web dei lunedì sera di radioscience.it, giunta alla sua settima edizione. Come sempre, dalle ore 22 circa, dalle 10 di sera, dunque orario italiano naturalmente, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saius in persona ed il nostro testa di caso, Ugo, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saius, vi terranno compagnia per una buona oretta all'incirca, quindi fino alle ore 23, anche con i loro ospiti, che magari di volta in volta saranno presenti qui in diretta in trasmissione con noi. Vi ricordiamo inoltre che tutti i nostri programmi di Radio Science sono sempre a vostra disposizione e li potrete come al solito riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Science, nelle nostre varie pagine qui nel web, in particolare nel sito di Radio Science e sulla pagina Facebook e quant'altro. E nella fattispecie poi i due compari più uno vanno anche in replica qui su Radio Science tutti i giovedì pomeriggio. Ah, e per quanto riguarda i nostri contatti invece, con la possibilità magari di scriverci, nonché di intervenire pure qui in diretta con i nostri ospiti presenti insieme a noi, o addirittura, perché no, per venire pure voi stessi come ospiti in una nostra puntata, li trovate, indovinate un po' dove? Ma sì, su www.radioscience.it. E allora, carissimi amici web, finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di radioscience.it ora abbia inizio con i due compari più uno. Via!